È un viaggio negli anni 50, in un'Italia che chiaramente è in ricostruzione, viene ricostruita, diciamo, da quelle che sono state le rovine, le ferite della guerra, ferite sociali, ferite economiche, ferite delle città importanti, ma che appunto riparte e riparte anche con nuovi linguaggi. Oltre 30 opere che attraversano il periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli inizi degli anni 60, l'Italia in quegli anni sta rinascendo e lo si vede anche appunto dalle opere d'arte. Si intitola La Libera Maniera, la mostra ospitata dalla Casa Museo Ivan Bruschi e che espone opere della collezione Intesa San Paolo. Aprire questa straordinaria esposizione temporanea a ridosso della prima domenica del mese gratuita tra due giorni significa proprio voler condividere in maniera più ampia e più larga possibile un patrimonio culturale che è della banca, che è delle Gallerie d'Italia, che si vede a Casa Bruschi ad Arezzo, ma che appartiene alla comunità tutta. C'è un'apertura verso l'astrattismo e l'arte contemporanea incredibile. Ed è un percorso che si inserisce nel nostro museo in maniera incredibile, dove questi quadri dialogano con quelli di Pontormo, di Fattori, agli altri piani. Sono gli anni in cui anche le donne iniziano ad esprimersi con l'arte in esposizione, infatti tra le altre opere anche quelle di Paola Levi Montalcini, Carla Cardi, Carol Rama, Renata Boero e Regina. La mostra inizia con la presenza di due grandi maestri che arrivano dalla prima parte del secolo, che sono Magnelli e Cagli. Poi chiaramente incontriamo Lucio Fontana e Alberto Burri, inevitabilmente, ma incontriamo anche Carla Cardi, Emilio Vedova, Giulio Turcato. Poi abbiamo anche un reparto dove le donne hanno un'importanza fondamentale, perché in quel momento lì incominciano a acquisire una loro autonomia e indipendenza. E poi tutta l'esperienza di Bruno Munari, Gillo Dorfles e poi i grandi che passano, diciamo, nella seconda parte, che sono Castellani, Gastone Novelli e quant'altri.